Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia e la pace di Dio nostro Padre, del Signore nostro Gesù Cristo, sia con tutti voi. Amen. All'inizio di questa celebrazione eucaristica rivolgo un carissimo saluto innanzitutto alla rappresentanza dell'Associazione della Madonna di Loreto qui presente, e poi un carissimo saluto ai rappresentanti della grande famiglia dell'Unità Alsi presente qui a Molfetta. Grazie per la vostra presenza, per il vostro affetto. Nonostante questo tempo così difficile, avete voluto dare questo segno della vostra presenza e del nostro legame alla Vergine Maria, all'Immacolata, che proprio a Lourdes non solo si è dichiarata tale, ma viene venerata la Madonna proprio con questo titolo, Vergine Maria Immacolata, proprio di Lourdes. E poi l'Unità si è strettamente legato anche a Loreto, tenendo presenti i grandi pellegrinaggi anche nazionali che si fanno a questo santuario. E allora ringraziamo il Signore perché nel nome della sua Santissima Madre Maria ci chiama a rendere lode a Lui, e con Lei vogliamo chiedere la grazia della guarigione, la grazia della liberazione dal male, da ogni forma di male e di peccato. Ma oggi siamo onorati e contenti di avere tra noi, come presidente di questa celebrazione eucaristica, il nostro carissimo Don Cesare Pisani. Lo ringraziamo, e tenendo presente che lui è particolarmente legato dai vincoli proprio dell'affetto filiale nei confronti della Madonna Immacolata e della Madonna di Lourdes, che poi è sempre, sempre lei, l'unica madre di Dio e madre nostra. Grazie Don Cesare per la tua presenza, tu che all'interno della nostra diocesi hai tanti, tanti incarichi, tanti compiti, segno della stima che la Chiesa ha nelle tue capacità umane e presbiterali. E tra quelle più note, Don Cesare è direttore diocesano della Caritas, oltre ad essere assistente spirituale dell'Unità Alsi, a livello proprio, oserei dire, diocesano. E poi da un po' di tempo, da qualche giorno si può dire, insomma da qualche mese, è anche rettore del seminario vescovile, responsabile dei preti giovani, dei seminaristi, insomma tante cose. Per questo dobbiamo pregare tanto per lui, perché la Madonna se lo stringa al suo cuore e gli dia tanta forza, tanto coraggio, lo Spirito Santo lo illumini. Veramente Don Cesare, ti assicuriamo il nostro affetto perché il tuo ministero sia veramente fecondo secondo il cuore di Dio. A nome dell'Associazione Madonna di Loreto e a nome dell'Unità Alsi diciamo grazie a questa comunità, alla confraternita dell'Immacolata, a te carissimo Don Pasquale per questo invito di fraternità. Tu ci inviti, voi come confraternita, come comunità parrocchiale, ci invitate a celebrare la luce, ad accendere una stella, e noi ci scopriamo poi alla fine soggetti dell'amore di Dio e avvinti da questo amore, e alla fine ci scopriremo dopo questa celebrazione eucaristica che sarà Dio stesso ad accendere attraverso Maria una luce, una stella dentro di noi. Grazie per la tua generosità, è troppo buono. Il problema non è avere gli incarichi, ma dirgli gli incarichi, che diventa un problema. Grazie per la preghiera. Viviamo questa celebrazione eucaristica da veri figli devoti, da figli consapevoli di dover ricevere l'amore di Dio. Chiediamo allora umilmente perdono di tutti i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni,
per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Preghiamo. Il Tuo aiuto, Signore, ci renda sempre lieti nel Tuo servizio, perché solo nella dedizione a Te, fonte di ogni bene, possiamo avere felicità piena e duratura. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal Libro dei Proverbi. Una donna forte, chi potrà trovarla? Ben superiore alle perle il suo valore. In lei confida il cuore del marito e non verrà a mancargli il profitto. Gli dà felicità e non dispiacere per tutti i giorni della sua vita. Si procura lana e lino e li lavora volentieri con le mani. Stende la sua mano alla conocchia e le sue dita tengono il fuso. Apre le sue palme al misero, stende la mano al povero. Illusorio è il fascino e fugace la bellezza, ma la donna che teme Dio è da lodare. Siate le riconoscenti per il frutto delle sue mani e le sue opere la lodino alle porte della città. Parola di Dio. Beato chi teme il Signore. Beato chi teme il Signore e cammina nelle sue vie. Della fatica delle tue mani ti nutrirai, sarai felice e avrai ogni bene. Beato. La tua sposa come vite feconda nell'intimità della tua casa, i tuoi figli come virgulti d'ulivo intorno alla tua mensa. Ecco com'è benedetto l'uomo che teme il Signore. Ti benedica il Signore da Sion. Possa tu vedere il bene di Gerusalemme tutti i giorni della tua vita. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi. Riguardo ai tempi e ai momenti, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva. Infatti sapete bene che il giorno del Signore verrà come un ladro di notte, e quando la gente dirà c'è pace e sicurezza, allora d'improvviso la rovina li colpirà come le doglie di una donna incinta e non potranno sfuggire. Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, cosicché quel giorno possa sorprendervi come un ladro. Infatti siete tutti figli della luce e figli del giorno. Noi non apparteniamo alla notte né alle tenebre. Non dormiamo dunque come gli altri, ma vigiliamo e siamo sobri. Parola di Dio. Dice il Signore,
rimane in me porta molto frutto. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola. Avverrà come a un uomo che, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. A uno diede 5 talenti, a un altro 2, a un altro 1, secondo le capacità di ciascuno. Poi partì. Subito colui che aveva ricevuto 5 talenti andò a impiegarli e ne guadagnò altri 5. Così anche quello che ne aveva ricevuti 2 ne guadagnò altri 2. Colui invece che aveva ricevuto un solo talento andò a fare una buca nel terreno e vi nascose il denaro del suo padrone. Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò e volle regolare i conti con loro. Si presentò colui che aveva ricevuto 5 talenti e ne portò altri 5 dicendo, «Signore, mi hai consegnato 5 talenti, ecco, ne ho guadagnati altri 5. Bene, servo buono e fedele», gli disse il suo padrone, «sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto. Prendi parte alla gioia del tuo padrone». Si presentò colui che aveva ricevuto 2 talenti e disse, «Signore, mi hai consegnato 2 talenti, ecco, ne ho guadagnati altri 2». «Bene, servo buono e fedele», gli disse il suo padrone, «sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto. Prendi parte alla gioia del tuo padrone». Si presentò infine anche colui che aveva ricevuto 1 solo talento e disse, «Signore, so che sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra. Ecco ciò che è tuo». Il padrone gli rispose, «Servo malvagio e pigro, tu sapevi che mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri, così, ritornando, avrei ritirato il mio con l'interesse. Toglietegli dunque il talento e datelo a chi ha i 10 talenti, perché a chiunque ha verrà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chi non ha verrà tolto anche quello che ha. E il servo inutile, gettatelo fuori nelle tenebre, là sarà pianto e stridore di denti». Parola del Signore. Siamo nella 33ª domenica del tempo ordinario e permettetemi, carissimi fratelli e sorelle, è il tempo della verifica, è il tempo di fare i conti. Siamo alla fine di un anno liturgico e oggi la Chiesa, siamo già nella domenica, nell'ottavo giorno, la Chiesa oggi ci invita in questi conti a tener conto dei poveri, degli ultimi. Oggi si celebra anche la giornata mondiale del povero, istituita da Papa Francesco. Non in maniera così casuale, ma proprio perché la Chiesa in questi giorni gusta una parola di Dio che ha il sapore escatologico degli ultimi tempi, incomincia a stringere i conti per poter capire a che punto siamo, ecco che il Papa pone in questa domenica questa giornata. Prima della fine dell'anno, un pensiero, non di solidarietà, carissimi, ma un pensiero di autentica fraternità.
E allora la parola di Dio bussa al cuore di ciascuno di noi e ci dice: non fare della tua vita, del tuo tempo, dicevano i filosofi antichi, un pantarei, cioè un tutto scorre, la vita che scorre. Ma poniamo la nostra vita dinanzi ad una verità che chiede con urgenza la coerenza del cuore, la coerenza degli affetti, la coerenza del vivere nella società e nel mondo. È un po' i conti che ha fatto questo padrone, che prima di andar via consegna a uno 5 talenti, ad un altro 2 e ad un altro 1. E pensiamo a ciò che Dio ha dato a ciascuno di noi. Sicuramente, facendo poi calcoli, ci siamo accorti che obiettivamente, a differenza di qualche altro, forse noi non ne abbiamo 5, forse ne abbiamo 3, 2, 1. Ma sicuramente Dio qualcosa ci ha dato. E in questo anno, dove ci siamo ogni domenica nutriti alla parola di Dio, che cosa abbiamo fatto di questi talenti? Che cosa abbiamo fatto della nostra vita? Siamo cresciuti in santità. Siamo cresciuti in umanità. Siamo cresciuti in fraternità. O siamo rimasti fermi, oppure la paura ci ha bloccati. Simpatico quell'ultimo che dice: ho avuto paura. Quella paura che ci costringe all'inabilità. Quella paura che ci costringe a non vivere appieno la nostra vita. Quante volte abbiamo delle decisioni lì accantonate nella nostra vita e il tempo passa. E poi quando il tempo è passato ci impiangiamo su perché non siamo riusciti a mettere in atto ciò che volevamo. Gesù è venuto nel mondo per salvare la vita di ciascuno di noi, per darci una vita nuova, una vita risorta, una vita bella. Ma non è che per caso tutto questo lo ha fatto inutilmente. Ma è chiaro, non diciamo che la colpa è sempre degli altri. Alla fine è dentro di noi, nella nostra parte più interna, più segreta, c'entriamo solo noi. E allora Maria, mentre pensavo a questa povera e piccola condivisione, mi sono chiesto: ma Maria, quanti talenti ha avuto? E subito mi è venuta una risposta. Maria ha avuto un solo talento. Non lo so se dico qualche eresia. Qui abbiamo Don Pasquale che è docente, quindi sicuramente mi corregge se sbaglio. Maria sicuramente ha avuto un solo talento. Perché dici questo? È ciò che Dio riconosce in lei nel momento dell'annuncio. Caire, che caritomene, rallegrati, piena di grazia. Il talento di Maria è proprio quel essere piena
della grazia di Dio. Un talento che messo a frutto ne moltiplica non un altro talento, ma ne moltiplica milioni. Quella grazia di Dio che permette a Maria non soltanto di riempirla della sua eternità, non soltanto di adombrarla con la sua potenza, ma permetterà a Maria di diventare la madre di Dio e la madre di tutti noi. Questo è un talento messo a frutto, il talento di una fanciulla di Nazareth, di una ragazza di un paese sperduto, di questa regione sperduta, di questo luogo ameno. Eppure Maria dà il via a una storia nuova, a una storia d'amore tra Dio e l'umanità. Maria non ha paura, come avviene per l'altro interlocutore con cui ha parlato l'angelo, vi ricordate? Con il marito di Elisabetta, che lo rende muto, perché non crede nella possibilità dell'azione di Dio, della grazia di Dio. Vedete, come noi blocchiamo questa grazia di Dio, come noi allontaniamo questo dono di Dio, ecco che tutto rimane fermo, tutto viene nascosto sotto la terra del nostro tempo. Ah, perché arriverà il giorno in cui questa terra la dobbiamo smuovere per presentare a Dio la nostra esistenza. E allora, carissimi fratelli e sorelle, oggi la liturgia ci ha detto i doni che Dio dà all'umanità, che i doni che Dio ha dato a ciascuno di noi. L'elogio della prima lettura verso la donna, ma anche l'Apostolo Paolo nella seconda lettura, dove parla di questi doni di Dio, di questo dono di Dio che invita il credente alla prontezza. Lasciamo allora che il nostro essere cristiani sia qualcosa di importante per la nostra vita, che il nostro essere credenti in Dio, devoti a Maria Santissima, ci aiuti ad esprimere al meglio i doni di Dio. Insomma, carissimi fratelli e sorelle, dobbiamo essere testimoni di questi doni. Dobbiamo moltiplicare questi talenti nel nostro vivere umano, nella nostra fraternità. Non possiamo nascondere un tesoro pensando che possa servire solo alla nostra vita. Una vita da soli è una vita da dannati. Ma la vita insieme, la vita fraterna, anche se difficile, è quella che ci permette non soltanto di santificarci, ma ci permette di sentirci vivi. Lasciamo allora che il buon Dio riconsegni nelle nostre povere mani i talenti per un altro anno ancora, affinché il nostro impegno, la nostra fede e il nostro essere pieni di grazia possa moltiplicare questo dono di Dio e renderci degni, renderci felici, renderci vivi in questa umanità, perché di umanità morta ne abbiamo in quantità, che respira, che vive, che gira per le strade. Quanta umanità morta, quanta umanità priva di felicità, quanta umanità priva di futuro, priva del domani. E invece Dio ci dice il suo domani, ce lo racconta e lo condivide con ciascuno di noi. Un domani che si chiama eternità, che si chiama paradiso. L'ho pensato ogni tanto al paradiso? Sì o no?
Ogni tanto bisogna pensarlo al paradiso. È vero, abbiamo paura di morire, ma dobbiamo pensarlo, dobbiamo desiderarlo il paradiso, perché desiderando la vita eterna noi possiamo vivere al meglio la vita terrena. Non perché ci sarà dato un premio, ma perché Dio di giorno in giorno ci conferma questo dono nella nostra vita, nella nostra esistenza. Iniziare il paradiso sulla terra è dire con certezza che il suo figlio Gesù è morto per noi, ma è risorto e ci ha donato questa bellissima possibilità di vivere da veri fratelli, di vivere da quel come quel popolo di Dio che cammina, va verso quella meta, va verso non la fine, ma verso quel fine che è l'incontro con Dio. Oggi questo incontro lo possiamo vivere ed è con gli ultimi, con i poveri, con gli esclusi. Lì noi incontriamo il fine della nostra vita. Lì noi incontriamo il volto di Dio, un volto che ama, un volto che chiede a ciascuno di noi amore. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore della vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una, santa, cattolica ed apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle, siamo consapevoli di non essere sempre capaci di usare bene e di far fruttificare i doni che il Padre ci ha affidato. Per questo chiediamo a Lui l'aiuto nella preghiera. Preghiamo insieme, diciamo, rendici operosi nell'attesa, Signore. Ti ringraziamo, Padre, per i doni che affidi alla Chiesa. Il tuo Spirito ispiri e sostegna il Papa e i vescovi nell'ardua missione dell'evangelizzazione. Preghiamo. Rendici operosi nell'attesa, Signore. Ti ringraziamo, o Padre, per le nostre sorelle claustrali. Sostienile nella fatica e rivestile della tua grazia. La loro vita sia per tutti noi un'irradiazione della presenza. Preghiamo. Rendici operosi nell'attesa, Signore. Ti ringraziamo, Padre, per i giovani cresimati. Troviamo nelle nostre comunità cristiane spazi di accoglienza e di vera amicizia per crescere nella fede e nella carità. Preghiamo. Rendici operosi nell'attesa, Signore. Ti ringraziamo, Padre, per la nostra comunità. Attinga sempre della parola e dell'Eucarestia la forza per essere laboriosa nella carità e vigilante nell'attesa della tua venuta. Preghiamo. Amen.
per queste intenzioni e per tutte le intenzioni che abbiamo nel nostro cuore, te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Allora e gloria del suo nome. Questa offerta che ti presentiamo, Dio Onnipotente, ci ottenga la grazia di servirti fedelmente e ci prepari il frutto di una eternità beata per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere è fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo. A te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, abbiamo riconosciuto il segno della tua immensa gloria, quando hai mandato tuo Figlio a prendere su di sé la nostra debolezza. In lui, nuovo Adamo, hai redento l'umanità decaduta, e con la sua morte ci hai resi partecipi della vita immortale. Per mezzo di lui si allietano gli angeli e nell'eternità adorano la gloria del tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore,
che si unisca alle nostre umili voci nell'inno di lode. Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Domenico e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Ricordati, o Signore, di Vito e di Fausta e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte la vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli, San Bernardino e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà,
rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Alla sua mensa
Preghiamo. O Padre che ci hai nutriti con questo sacramento, ascolta la nostra umile preghiera, il memoriale che Cristo tuo Figlio ci ha comandato di celebrare, ci edifichi sempre nel vincolo del tuo amore per Cristo nostro Signore. Penso che a conclusione di questa celebrazione eucaristica, prima di procedere nell'atto di accendere un'altra stella, vogliamo dire ancora una volta, sempre a nome dell'Associazione della Madonna di Loreto e dell'Unitans, a nome della Presidente, grazie. Grazie perché questa celebrazione eucaristica ha giovato al nostro cuore, un po' per l'ambiente, un po' per il pastore che è attento e a cura del suo gregge, noi abbiamo goduto di questa attenzione e di questa premura. E quindi assicureremo la nostra preghiera per te, Don Pasquale, per la confraternita, tutti i confratelli e per la comunità parrocchiale. Grazie di cuore e sentiamoci uniti nella preghiera e nella fraternità. Stella nona, Maria Immacolata è la vita nostra. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Vergine Immacolata, il popolo di Dio da secoli ti invoca regina delle vittorie e aiuto dei cristiani. Tu sei apparsa al mondo come luce che dissipa le tenebre del peccato. Tu sei l'immagine e la madre della Chiesa. Tu l'hai nutrita con gli apostoli e rafforzata nelle virtù dello Spirito Santo mentre si diffondeva il Vangelo, verità di Dio e salvezza delle genti. I discepoli di Gesù furono perseguitati e vissero affamati, fuggiaschi, calunniati, ma grazie alla tua potente protezione trionfarono sul male e diffusero la fede di Cristo nel mondo. O Maria concepita senza peccato, Ave o Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Dell'aurora tu sorgi più bella, coi tuoi raggi a far lieta la terra, e fra gli astri che il cielo rinserra, non v'è stella più bella di te. Bella tu sei qual sole, bianca più della luna, e le stelle le più belle non son belle al pari di te. Bella tu sei qual sole, Vergine Immacolata, terribili eresie serpeggiarono contro di te ed il Figlio tuo tra i popoli e tu le hai distrutte ovunque, come canta la Chiesa. Tu solo, ha vinto le eresie del mondo. Cunctas honores, sola intermeristi in universo mondo. Popoli discesero tra noi, distrussero le nostre terre. Un diluvio di sangue inondò le nostre belle contrade, ma tu, novella colomba di pace, hai mitigato il loro cuore, chiamandoli ad essere tuoi figli. Tanti cristiani furono martirizzati, ti si combatteva perfino nelle tue sacre immagini, ma tu, potente madre della Chiesa, hai trionfato come vera regina del mondo, ed ora si innalza a te un tempio
A Lepanto, in ricordo delle tue vittorie, e lungo il Danubio non c'è luogo in cui non si inneggia a te, non c'è altare ove non ti si reca un fiore. Maria concepita senza peccato. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gli occhi tuoi sono più belli del mare, la tua fronte è il colore del ciglio, le tue gote baciate dal figlio, son due rose, le labbra son fior. Bella tu sei qual sole, bianca più della luna. Vergine Immacolata Maria, lungo i secoli molti sacerdoti sono stati dispersi e uccisi, tanti cristiani hanno perso la vita per amore del Vangelo, i pontefici percossi e calunniati, ma con il tuo potente aiuto la Chiesa è sempre rifiorita, risplendendo di una nuova vita, frutto del sacrificio dei martiri. Per questo ti salutiamo come illustre presidio della Chiesa e potente aiuto dei cristiani. Auxilium Christianorum, ora pro nobis. O Maria concepita senza peccato. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Immacolata Madre di Dio, Vergine Maria, con confidenza filiale innalziamo il nostro cuore a te per invocare il tuo materno soccorso. Vergine adombrata dallo Spirito Santo, alimenta in noi lo stupore della fede, la certezza della speranza e l'ardore della carità, e insegnaci a custodire nella preghiera e nell'ubbidienza la vita della grazia sgorgata in noi dal battesimo. Vergine incorporata dalle vesti di salvezza del tuo Figlio crocifisso e risorto, aiutaci a vincere la minaccia del male, che così facilmente si radica nei cuori degli uomini. Libera il mondo dalla fame, dalla guerra e da ogni calamità, dai peccati contro la vita, da ogni genere di ingiustizia nella vita sociale, dalla facilità di calpestare i comandamenti del Signore, dallo smarrimento della coscienza del bene e del male,
dai peccati contro lo Spirito Santo. Madre nostra dolcissima, guarda con bontà il vicario in terra del tuo figlio, il Papa. Custodisce e proteggi il nostro Vescovo, i sacerdoti e le persone consacrate. Sostieni coloro che sono alla guida delle nazioni perché promuovano un autentico bene comune. Nel tuo amore di madre, volgi il tuo sguardo a questa tua comunità che si affida al tuo cuore immacolato. Totus tuus sum Maria, sono tutto tuo, Maria, e tutto ciò che è mio è tuo. Suscita nuove e generose vocazioni alla vita sacerdotale e consacrata. Benedici le nostre famiglie bisognose di pace e serenità. Consola i sofferenti, gli ammalati, i lontani, gli sfiduciati, i disoccupati, i disperati. La tua carezza materna faccia crescere i bambini e i ragazzi forti, generosi e sani nell'anima e nel corpo. Veglia sui giovani, fa che siano trasparenza del volto di Cristo. Ai genitori e agli anziani il tuo aiuto e il tuo conforto. Maria, sia gioia del cielo e certezza di vita. Vergine onnipotente per grazia, liberaci dalla rassegnazione. Donaci un cuore riconciliato, suscita in noi la lode e la riconoscenza, e saremo perseveranti nella fedeltà sino alla fine. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. O Padre, che nell'Immacolata Concezione della Vergine hai preparato una degna dimora del tuo Figlio e in previsione della morte di Lui l'hai preservata da ogni macchia di peccato, concedi anche a noi per sua intercessione di venire incontro a te in santità e purezza di spirito. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Salve Regina. Il nostro figlio in cielo.
Ancora una volta grazie al nostro caro Don Cesare per la sua presenza, per le sue parole e perché, ecco, nella giornata del povero lui ci ha arricchito con la sua parola, con la sua testimonianza e col suo amore alla Vergine Maria e alla Chiesa. Grazie, Signore ti benedica e ti dia tanta forza per fare strada nella Chiesa. La carriera nella Chiesa consiste nel servizio e tu sei nella buona strada perché ti metti a servizio in tanti compiti che la Chiesa ti dà. Grazie Don Cesare, facciamo un applauso. Don Cesare, grazie, grazie. E grazie di cuore all'Associazione della Madonna di Loreto, ne siamo accomunati perché ci mancano pochi giorni da una festa all'altra, noi l'8 o il 10, poi quest'anno ci incontreremo pure una giornata ringraziando il Signore e lei è l'unica Vergine che noi onoriamo e amiamo. Grazie, il Signore veramente vi accompagni, poi con grande affetto, un abbraccio veramente di cuore, grande grande, a tutti i membri dell'Unitalsi, sia alle dame e sia ai barellieri, non si dice dami, no? Si chiama barellieri, perché insomma, barellieri, alle dame, questo segno che voi portate, segno veramente della bellezza che voi spargete, perché ecco, il famoso treno bianco è segno di quello che voi fate per gli ammalati, per coloro che hanno difficoltà, non solo quando si va a Lourdes, ma sempre, perché poi l'Unitalsi è sempre attiva in questa attenzione, in nome della Vergine Maria, per gli ultimi, i poveri e coloro che sono i prediletti appunto della Vergine Santa, che sono i sofferenti. Quindi grazie, il Signore vi benedica, vi dia tanta forza, con l'augurio che quanto prima possiamo venire tutti a Lourdes, fare un grande pellegrinaggio a Lourdes. È vero che Lourdes, grazie a Dio, ce l'abbiamo nelle case, grazie a TV 2000, però sarebbe bello andare tutti insieme a Lourdes per magari dire grazie, Don Cesare, magari dire grazie alla Madonna perché lei ci ha salvato da questo momento difficile che tutti stiamo vivendo. Allora il treno non sarà solamente bianco, sarà di tutti i colori, perché sarà fatto da tante persone che vogliono bene alla Vergine Santa. E un ultimo avviso: venerdì prossimo, a Dio piacendo, se possibile, faremo la nostra catechesi mensile qui in parrocchia, pertanto ci ritroveremo alle ore 19:30, alle 6:30 c'è la messa e poi al termine della messa, più o meno intorno alle 19:30, ci sarà questo nostro momento di catechesi e di formazione, ovviamente con e di celebrazione e con tutte le precauzioni possibili, cioè distanze e mascherine, così come stiamo in chiesa. Grazie e ora accogliamo con gioia la benedizione del Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente e buono, Padre e Figlio e Spirito Santo. La gioia del Signore sia la nostra forza. Andate in pace. Una buona e santa domenica a tutti. Grazie altrettanto. Mi ricordavano dalla confraternita che noi giovedì avevamo il rito della intronizzazione della Madonna Immacolata per evitare assembramenti e per essere anche solidali con tante situazioni. Questo momento viene soppresso, pertanto non ci sarà, e quindi ci ritroveremo l'immagine della Madonna lì dove ci attenderà, dove la troverete, e la troverete bene, va bene. Auguro a tutti una buona domenica. Grazie altrettanto.